Ok, eccoci, bentornati su Radio Web in Volo in questa nostra puntata di Socialmente Utile. E è sempre un piacere avere ospite qui in questo nostro format. Un attimo solo, problema con OBS che risolverò all'istante. Ulteriore problema con OBS. Comunque, intanto do il benvenuto a Paolo Gualdi. Fra un attimo ti vedranno anche. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci. Eccoci, bentornato qui su queste nostre frequenze web per parlare di. Io ho parlato di evento di punta dell'estate sammarinese nei nostri post. Ovvero chiaramente la undicesima edizione 2024 del San Marino Comics. E quindi dai, vorremmo cercare di capire quanto hai modo di dirci di questa undicesima edizione. Ovviamente ragazzi, intanto grazie dell'invito Paolo. Noi ci stiamo impegnando molto per fare questa nuova edizione di San Marino Comics, l'undicesima, un'edizione alla quale ha creduto molto anche il Congresso di Stato, il Governo, la Segreteria di Stato per il Turismo e tutte le segreterie che patrocinano l'evento, no? E gli uffici preposti, quindi l'ufficio del turismo e tutti gli uffici degli istituti culturali, gli istituti culturali stessi. Ci stanno davvero aiutando tanto perché l'evento quest'anno, Paolo, sarà fuori scala. E, ovviamente, come tu sai, io organizzo insieme a un gruppo di lavoro molto importante in Italia che si chiama Comics Festival Community, abbreviato CFC. CFC è un marchio del gruppo LEG, Live Motion Group. Live Motion Group è un'azienda che organizza i live musicali. Dei live musicali molto molto importanti. Stiamo parlando di nomi come Ligabue, come Baglioni, come vabbè, spettacoli per farti capire Panariello e Marco Masini, cioè cose molto importanti. Un ramo d'azienda di questa Live Motion Group si occupa di Festival Comics. Stiamo portando all'interno del San Marino Comics, oltre al gruppo di lavoro ormai consolidato che da anni sta portando avanti il festival in Repubblica, anche il gruppo di lavoro di Live Motion Group. Quindi praticamente avremo, sai che io ogni tanto cito il fatto che la somma di due forze fa una potenza e quindi credo che possa venire fuori qualcosa di molto buono, anche perché questa formula che applicheremo anche su San Marino Comics quest'anno, che abbiamo già sperimentato in parte lo scorso anno, questa formula diciamo ha fatto sì che in cittadine come Falconara per Falcomics a fine maggio arrivassero oltre 235.000 persone, in cittadine come Molfetta a fine giugno abbiamo avuto oltre 70.000 visitatori e quindi cominciano a diventare realtà consolidate che organizziamo grossi eventi della cultura pop in Italia, no? E sicuramente applicheremo alcune di queste, diciamo, applicheremo parte di questo modus operandi anche per San Marino Comics, per fare in modo che San Marino Comics diventi ancora più importante e faccia ancora più gioco, tra virgolette, scusi, gioco di parole, anche a quello che è il nostro paese, no? A San Marino, perché comunque è un evento che porta un indotto molto molto importante sia dal punto di vista turistico, alberghiero, ma banalmente ristoranti e tutto quello che è l'indotto che porta normalmente un festival di questo tipo. Ma quello che ci interessa a noi in questa piccola chiacchierata con te questa sera è la parte sicuramente pop, nerd e culturale, perché come tu sai il fumetto è la nona arte, quindi avremo anche di questo. Quindi diciamo che da quello che ho capito, dimmi se ho capito perché potrei, però mi sembra di aver capito comunque che è un network proprio che coinvolge tanto organizzatori quanto appassionati di questa tendenza, se vogliamo parlare appunto di realizzare eventi della cultura pop del fumetto, a livello italiano comunque, mi pare di capire, stai parlando adesso. Assolutamente, lavoriamo direttamente su cinque festival che diventeranno sette nel 2025, ti do anche quest'anteprima qua,
e lavoriamo come supporto ad altri festival italiani molto molto importanti, con i quali insomma abbiamo un rapporto di scambio di contenuti e comunque aiuti che va avanti da anni su ogni edizione dei rispettivi festival. C'è chi dà una mano a San Marino Comics, oppure San Marino Comics dà una mano ad eventi che possono aver bisogno di alcuni contenuti che magari loro non hanno. Insomma, cerchiamo di avere questo, di creare questa rete, che è importante perché purtroppo, come sai, ci sono molti piccoli, medio, grandi eventi che si fanno un po' di guerra. Invece noi in questo caso creiamo rete, creiamo collaborazioni, creiamo un volano che una volta diciamo fatto partire crea un circolo virtuoso all'interno di questo mondo dei festival della cultura pop. No, è molto, molto interessante, molto bello, molto positivo sicuramente che ci sia questo clima comunque, perché alla fine poi fa bene tanto alle singole realtà quanto a chi organizza, quanto a chi appunto va a partecipare a questi eventi, è molto interessante. Io, guarda, una curiosità che sicuramente ho, lo faccio vedere adesso, tra un secondo, è anche il volantino. Che adesso è visibile appunto, adesso l'ho messo un po' a parte chiaramente qui sotto di me sulla schermata. Non so se hai voglia di dirci qualcosa anche sul volantino del comics eventualmente. Sì, assolutamente, è un concetto che abbiamo già spiegato al momento in cui l'abbiamo pubblicato, ormai se non ricordo male un mesetto e mezzo fa. Il volantino è di Cristian Cornia, che è maestro della scuola di fumetto di Reggio Emilia, è un disegnatore molto affermato in Italia, lavora per diverse case editrici e vuole rappresentare, questa è stata un po' un mio sfizio che volevo fare. Ho voluto far rappresentare da Christian una sfaccettatura del mondo del Mago di Oz di Frank Baum, riprendendo una delle copertine originali dei vari libri delle varie ristampe di libri che hanno fatto, dove ci sono i personaggi che vanno a braccetto sulla copertina, quindi parliamo dell'Uomo di Latta, lo Spaventapasseri, piuttosto che il Leone Codardo, eccetera, e ovviamente Dorothy e Toto, il cagnolino. Però l'ho voluto, secondo me questi personaggi del Mago di Oz mi hanno sempre ricordato per varie sfaccettature i Teen Titans Go, personaggi della DC Comics, quindi abbiamo Corvina che diventa lo Spaventapasseri, Cyborg che diventa l'Uomo di Latta, e Starfire che diventa Dorothy, e Robin che fa il Leone Fifone, e Beast Boy, BB, che si trasforma in Toto, no? Allora lo riconosciamo perché è verde, perché BB è verde, quindi abbiamo ripreso un po', giocando sul Mago di Oz, i personaggi di Teen Titans, con un claim molto importante che è il Believe, no? Che riprende un po' il claim del libro del Mago di Oz, dove praticamente l'aiuto reciproco, il gioco di squadra, ed è quello di cui ti parlavo prima, e comunque il fatto di credere in se stessi, nelle proprie capacità, ti aiuta a raggiungere diversi risultati o tantissimi risultati, se non tutti i risultati. Ed è quello che ha fatto Dorothy in questo viaggio impossibile attraverso il sentiero dorato per arrivare alla città di Smeraldo per incontrare il mago di Oz che poi l'avrebbe rimandata a casa, non sapendo che le scarpette rosse Dorothy le aveva già nei piedi. Le scarpette magiche, con un tocco di tacco sarebbe potuta tornare nel Kansas immediatamente, ma ha voluto fare questo viaggio, e questo viaggio è servito per raccogliere e racchiudere tutto l'amore e l'amicizia che poi si è sviluppato durante il viaggio con i suoi compagni di viaggio. Questo però, dall'altra parte, diventa anche una sfaccettatura importante relativa all'inclusione e al mondo sociale, perché ovviamente il Mago di Oz da quando è uscito, è un libro che comunque parla anche dell'emarginazione che certi tipi di persone hanno sempre avuto, tanto che la canzone poi Over the Rainbow, che è colonna sonora del film, cantata da Judy Garland, è diventata un po' la sigla di quello che è il mondo LGBT, no? Insomma, quindi.
abbiamo tutta questa inclusione molto molto importante che noi vogliamo portare avanti tutta la vita nella nostra associazione, insomma. C'è inclusione sociale per le persone che hanno un po' di difficoltà fisiche, motorie o comunque di apprendimento. Sia inclusione sociale, come giusto che sia, anche in tutto quello che sono le sfaccettature, ma soprattutto il capire che con questo claim, believe, quello che sono i tuoi sogni, quello che vuoi realizzare, lo puoi davvero, fare, soprattutto se lo fai con l'aiuto degli altri. Certo, io adesso magari non insisto troppo per chiedere, diciamo, quelle che saranno proprio le attrazioni, diciamo, del comics, anche perché poi in realtà una cosa che è da dire è che la pagina Facebook del San Marino Comics l'anno scorso l'abbiamo proprio utilizzata come manuale dell'evento. Si è diventata veramente molto versatile, quindi la pagina, tra l'altro, è linkata qui in descrizione, a questa live. Perché faccio sotto quando è sopra su Facebook, lasciamo stare, però su YouTube la metterò sotto il link in ogni caso, lasciamo perdere queste cose di interfaccia. Però, ecco, chiaramente il comics ha ormai una storia decennale rispetto alla primissima edizione fatta all'Azzurro. E la cosa bella è che comunque si sono anche consolidate tanti rapporti, no? Tante persone che continuano a venire a San Marino Comics, tanti stand confermati, e saluto i nostri carissimi amici che sono i cosplayer di Bud Spencer e Terence Hill. Ecco. Che ormai fanno parte dell'arredamento. Sì, ma poi sono anche, tra l'altro, riescono a diventare virali su TikTok come niente, è una roba fantastica. Eccoli, li salutiamo. E tu, rispetto a questo decennio di esistenza, di affermazione anche del San Marino Comics, come ti senti, appunto? Come senti, diciamo, a che stato di evoluzione secondo te è arrivato questa vostra iniziativa, questo vostro impegno per portare questo contenuto in Repubblica? Quest'anno Paolo, con questa iniezione nuova di linfa vitale, di forza che ci dà anche tutto il lavoro che stiamo portando avanti comunque almeno da 3 anni con Live Motion Group, dove nel gruppo di lavoro abbiamo imparato a fare ognuno al meglio quello che è più bravo a fare, cioè siamo passati dalle prime edizioni che hai citato tu poco fa, dove tutti facevamo tutto, a fare ognuno la sua parte, diciamo quella dove è più bravo, dove può dare il meglio, no? Io per esempio mi occupo della parte commerciale e della parte artistica, altri si occupano della parte tecnica, altri si occupano dell'ospitalità. Ogni persona del gruppo di lavoro ha un suo, alcuni della logistica, ogni persona del gruppo di lavoro ha il suo compitino da portare avanti e tutti insieme formano il tassello del puzzle che poi diventa quello che è il festival. E sicuramente non siamo ancora da nessuna parte, no? Mi riferisco a guardando anche festival più grandi, più adulti di noi. È vero che in 10 anni abbiamo fatto quelli che altri festival hanno fatto in 20, è vero, ma è anche vero che in 10 anni non abbiamo fatto quelli che altri festival hanno fatto in 5. Quindi abbiamo tanto ancora da correre, da imparare, da crescere e soprattutto abbiamo bisogno del supporto di tutti. Per fare in modo, quindi contenuti, artisti, ospiti, doppiatori, la parte media, no? Quindi TV, radio, giornali, eccetera, web, affinché questo verbo venga ancora sempre più diffuso, perché dalla parte nostra abbiamo che la location di San Marino, lo stato, il paese è bellissimo, tanto che facciamo diversi eventi, no? L'evento steampunk, l'evento fotografico, il comics qua sopra. Però è vero anche che abbiamo da parte nostra questa cosa qua, ma è vero anche che non è facile
valorizzare e realizzare un evento come San Marino Comics a San Marino, cioè la stessa cosa è realizzata a Falconara perché è tutta in piano, è tutta dritta, e realizzarla a San Marino, città, tra virgolette, con salite, discese, strade strette, piazze piccole, eccetera, 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 ma è anche il suo bello perché noi, grazie a questa sfida continua che la location ci impone, riusciamo a tirare fuori ogni tanto delle chicche davvero interessanti, e quest'anno ne vedrete alcune di davvero importanti, che però purtroppo Paolo non vi posso svelare fino al 2 di agosto, che sarà la data della conferenza stampa, perché abbiamo davvero tanta carne sul fuoco e alcune di queste saranno novità importanti, che ci permetteranno di allargarci come orizzonte anche al di fuori delle mura della città. Quindi ti posso già anticipare, questo te lo posso dire, che avremo un signor evento, un signor contenuto all'esterno delle mura nel Palazzo Graziani, e avremo un signor contenuto all'esterno delle mura alla galleria del treno, alla ex stazione, nella zona ex stazione. Quindi ci saranno davvero delle cose davvero importanti, davvero belle, davvero accattivanti e soprattutto adatte a un pubblico molto variegato, sia ragazzetti più piccoli, sia persone più giovani che persone un pochino più grandi, no? Quindi avremo sicuramente un bel boost anche da questo punto di vista. Guarda, io ti ringrazio tanto per queste cose che mi hai detto, oltre per l'hype per il 2 agosto, adesso rimarrò lì con le antenne e invito anche chi ti sta seguendo a fare altrettanto, di tenere le antenne alte per la conferenza del 2 agosto di cui hai parlato, ma anche perché comunque è bello pensare che comunque cioè, avete comunque creduto proprio nel territorio di San Marino, nelle sue potenzialità, pur con tutte le limitazioni che adesso comunque magari ci hai un attimino messo in piedi. Però ti dico, quello che io ho percepito, anche facendo, hai visto tante interviste a cosplayer, eccetera, raccogliendo feedback, uno di quelli che mi è piaciuto molto e che intanto mi rivendo è il fatto che Pino Cuozzo ha detto che San Marino Comics è un evento fatto da appassionati per appassionati, che è verissimo. Qualcun altro, forse è stato proprio Carlo Carretto, il cosplayer di Terence Hill, che ha detto, lo saluto, lo nome, che diceva proprio che è come Luca Comics, ma più comodo. Che è una signora recensione, se permetti, ecco. non me ne voglia se ho rivelato questa cosa, mi sa che era. Però. Però ti ringrazio perché fa veramente piacere, perché vedo proprio che c'è tanto la passione per quello che fate, ma anche l'intento a valorizzare il territorio. In questo, secondo me, il comics e i numeri hanno dato anche ragione, è una delle cose che ha fatto meglio, secondo me, come ho detto, i numeri appunto vengono, sono lì a testimoniarlo, insomma. Sì, noi siamo abituati, Paolo, a tanto vediamo, leggiamo tutto e vediamo tutto, e quello che non vediamo ci viene riportato. E, diciamo, noi stiamo cercando di dare il massimo, no, per fare questa cosa qua. Lo Stato ci sta credendo e quindi ha investito di più quest'anno per San Marino Comics. Noi di questo ringraziamo tutto l'impegno e non vogliamo che lo Stato ci ha messo, e non vogliamo assolutamente deluderlo, perché stiamo parlando comunque di soldi pubblici ed è importante che vengano valorizzati al meglio. Noi stiamo facendo un evento per portare il meglio dentro San Marino, che è già il migliore, ecco, dentro il paese, che è già il migliore dei paesi, capito? Quindi vogliamo davvero dare il meglio per non deludere nessuno, né nel nostro settore, diciamo nelle fiere della cultura pop, per capirci così, né all'interno della parte turistica e culturale del paese, dove avremo delle cose molto importanti che poi vi racconteremo, che danno valore aggiunto all'evento e danno pregio al paese, no? Quindi se ci sarà Pinco Pallino a dire che è stato a San Marino Comics, ha visto la Repubblica di San Marino, finché è Pinco Pallino è una bella recensione.
Poi se questo pinco pallino in realtà è un super pinco pallino o un super ospite o comunque un personaggio che a livello mediatico ha un peso importante a 360 gradi dal punto di vista mediatico, sicuramente ha un valore ancora più alto. Quindi noi porteremo persone come l'anno scorso, per farti capire, Paolo, l'anno scorso abbiamo fatto un'intervista col mitico Sio. Dentro la sala della scuola superiore che abbiamo usato come sala conferenze, come sala incontri, è ovvio che c'erano 50-60 persone ad ascoltare Sio in quel momento, no? In quella mezz'oretta che ha parlato. Però è anche vero che quell'intervista è andata su Vanity Fair, è andata su Venerdì di Repubblica, e Venerdì di Repubblica e Vanity Fair hanno parlato di San Marino Comics e della Repubblica di San Marino. Queste cose qui sono molto molto importanti perché sono riviste e giornali sui quali normalmente ci finisci se c'è un disastro, no? Se c'è uno scandalo, se c'è... E invece finirci sui giornali per cose belle, per cose positive, per cose proattive che portano cultura e festa all'interno del paese è sicuramente importante e positivo. Quel famoso volano che crea questo circolo virtuoso di cui ti parlavo prima. Quest'anno a questo volano gli abbiamo dato una bella spinta e sappiamo cosa stiamo facendo. Assolutamente. Io comunque come ho detto prima, ti ringrazio, io faccio chiaramente un in bocca al lupo per il lavoro di questo San Marino Comics. Comunque c'è proprio un lavoro di volontari che ci mettono comunque tanta passione, perché adesso noi stiamo parlando qui, ma c'è il lavoro di un anno intero alla fine dietro al San Marino Comics. Ne parlavo con Pietro Baldi di questa cosa una volta addirittura. C'è un lavoro di una trentina di persone che sia dal punto di vista logistico, dal punto di vista social, dal punto di vista di ospitalità, piuttosto che di programmazione e progettazione, sta portando i risultati sperati, no? Quando siamo partiti 10 anni fa, io e i miei colleghi di allora avevamo una visione di portare un po' quello che era la mamma Lucca Comics a livello, intendo, di progettualità, di idea, di ambientazione. Abbiamo detto San Marino come Repubblica è un paese bellissimo, non ha niente da invidiare ad altre città storiche quale Lucca, e metto, portiamo qualcosa di questo tipo che possa piacere alla fandom di questo mondo e a San Marino. Così abbiamo fatto, siamo partiti, ovviamente. Non è stato facile all'inizio, però devo dire che adesso non è facile lo stesso perché il festival cresce, no? E quindi è tutto a livello organizzativo, è tutto più complesso, però devo dirti che il paese ha capito cos'è San Marino Comics, il paese ha capito che San Marino Comics è una risorsa per il paese stesso, sia una risorsa appunto culturale che turistica che commerciale. E quindi è bello vedere che tutti si muovono per fare in modo che questa cosa funzioni. Tra l'altro, devo dirti una cosa, Paolo: 50.000 persone che si muovono magari per un evento di questo tipo, tu sai che a dispetto di altri eventi, è un evento dove c'è allegria, c'è tranquillità, c'è un mondo che si muove, ma positivo e propositivo, non è che la città viene devastata. Sì, ovviamente ci sarà qualche rifiuto in più, ma come tutti gli anni chiediamo i rinforzi, l'aiuto all'azienda di Stato che ci dà una mano anche con la raccolta dei rifiuti, perché ovviamente banalmente in un weekend portiamo più delle persone che abitano tutto il paese, no? Se un paese di 36.000 abitanti in 3 giorni ci porti 52.000 persone, capisci che qualcosa succede, no? Però voglio dire, a livello di organizzativo, di sicurezza, eccetera, è tutto tranquillissimo perché il pubblico di questi festival è davvero speciale, ha davvero amore per questo mondo e ha rispetto per i posti dove va. Quindi questa è una cosa molto importante. Ovviamente su questo, Paolo, chiudo, poi approfitto per chiudere dicendo che vanno oltre alle istituzioni che supportano il festival, vanno comunque ringraziate anche le forze dell'ordine e la protezione civile, tutta la parte sanitaria della Repubblica di San Marino che ci supporta durante il festival,
tutta la parte anche operativa, no? Quindi da chi pulisce le strade, a chi mette in ordine il centro storico, a chi ci aiuta anche logisticamente con pullman e quant'altro. Quindi davvero è tutto un paese che si muove per fare in modo che San Marino Comics sia un prodotto che rispetti il paese e che sia, diciamo, che dimostri che sia a favore di quello che è la parte appunto culturale, artistica, turistica e commerciale del paese stesso. Certo, no, ma infatti tutte queste cose infatti sono importantissime anche perché con tutte queste cose anche un posto piccolo come San Marino diventa grande. Infatti da questo punto di vista è importante assolutamente. Sai che io frequento tanti festival organizzati da noi, ma anche extra, e devo dire che mi riempie di orgoglio quando la gente sento parlare bene di San Marino Comics e della Repubblica di San Marino, perché comunque vuol dire che il lavoro che è stato fatto è sicuramente fatto bene, ecco. Si può sempre far meglio, ma è fatto bene. Assolutamente, no, quando c'è la passione si può sbagliare, ma non si può fare male. Insomma, il fatto anche solo di aver raggiunto lo standard di un rally, dire che comunque 50.000 presenze prima di voi le faceva solo il rally, voglio dire, è comunque una cosa. Ah, poi è bello sapere che questo paese qui ha degli eventi che sono importanti, no? E che sono di pregio internazionale. Adesso tu hai citato un evento sportivo che è fantastico, Rally Legend, ti potrei citare lo SMIAF per il Festival degli Artisti di Strada, ti potrei citare come evento collettivo, ingaggiante, quello che è stato fatto anche con Copertina. Con tutti questi eventi che sono turisticamente interessanti, ma senza dimenticare tutta la parte turistica e anche culturale relativa ai musei, relativa alle mostre che abbiamo a San Marino, nelle varie pinacoteche. Quindi diventa comunque un attacco obbligatorio alla Repubblica di San Marino che non delude le aspettative del turista medio, sia che sia un turista che viene in vacanza, sia che viene per delle sfaccettature culturali. Assolutamente. Bene, questo comunque è quanto per questa nostra puntata di Socialmente Utile. Appunto, ringrazio ancora Paolo Gualdi e, come detto, manterrò alte le antenne per il 2 agosto, appunto, per la conferenza, perché sono Agosto, molto. tutto in diretta sui canali di San Marino Comics. Esatto, teniamo le antenne alte, sono molto curioso, sono sicuramente in hype. E grazie mille Paolo Gualdi per essere stato qui con noi. E grazie anche a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento sui Radio Web in volo. Scriveteci qui nei commenti cosa ne pensate e fateci sapere se ci sarete a San Marino Comics. Sarà un piacere nel caso incontrarci in quell'occasione. E mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta, condividetela e lasciate un mi piace. Iscrivetevi sui nostri social e noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie a tutti, grazie dell'invito, un abbraccio a tutti, vi aspetto a San Marino Comics. Ciao.